fatti negli ultimi 2 anni. Questi sono lavoratori di una cooperativa che ha un unico committente. Esattamente. E si sono ritrovati a svolgere però mansioni proprie del contratto metalmeccanico, ma il contratto applicato in questa cooperativa era quello della logistica. Insomma, erano pagati come facchini e non inquadrati correttamente. E 2 anni fa hanno cominciato a fare le loro rivendicazioni. Sì, esattamente proprio così, e direi che questo è il primo punto di fondo che si apre grande come una casa, perché questo è un esempio del problema enorme che c'è in questo paese sull'utilizzo delle cooperative di fatto come manodopera a basso costo. È chiaro che questa è un'avvertenza che viene da lontano, e è un'avvertenza appunto in cui il primo passaggio è stato questo, cioè la trasformazione da cooperativa di facchinaggio a metalmeccanico, perché in effetti questa era la loro lavorazione. E da qui ovviamente si è aperto tutto il problema di continuare a lavorare, perché ovviamente quando i lavoratori cominciano ad alzare la testa e rivendicare i propri diritti, chiaramente diventa più problematico anche poter continuare ad avere e mantenere il proprio posto di lavoro, perché si è sotto un ricatto che è quello dell'occupazionale. E ovviamente questo è il punto di fondo di partenza attraverso cui poi siamo arrivati qui. Ma da caso, quando si comincia con le rivendicazioni dei propri diritti, qui che cosa succede? L'azienda committente riduce praticamente a zero gli ordinativi, i bilanci vanno in rosso e si comincia a parlare di difficoltà, di mobilità, di chiusura. Esattamente, questo è il punto, tant'è che la prima cosa che noi abbiamo posto è il problema della clausola sociale per questi lavoratori, perché anche se appunto è un'azienda fornitrice, però è chiaro che se c'è un'azienda fornitrice in difficoltà è compito anche dell'azienda committente poter garantire, come dire, che questi lavoratori possano avere una loro ricollocazione e poter garantire appunto il mantenimento del proprio posto di lavoro. Questi lavoratori si erano mobilitati, in prefettura era stato raggiunto a un tavolo quindi istituzionale un accordo, questo accordo è stato solo minimamente applicato, successivamente poi era stato stabilito che la produzione andava avanti fino a gennaio e ai lavoratori venivano offerte 2 possibilità, la messa in mobilità con incentivazione volontaria, oppure volontaria, su base volontaria, certo, oppure la possibilità di rientrare all'interno di una delle aziende, diciamo, legate a tutto questo, a questo settore. Promesse non mantenute. Esattamente, ecco perché appunto il 4 noi avevamo un tavolo di trattativa aperto e il 4 mattina appunto i lavoratori alle 5 quando sono arrivati qua si sono trovati con il cancello chiuso e senza alcun avviso, senza nulla di che, se non appunto uno schieramento di forze dell'ordine qui davanti, e quindi questo è il risveglio amaro dell'inizio dell'anno. Ancora che cosa chiedete? Non si può chiudere un'impresa dalla mattina alla sera senza tenere conto della responsabilità sociale dell'impresa, si parla sempre di questo, ma poi in questa regione c'è anche il patto per il lavoro, ha pure un significato. Assolutamente, tant'è che appunto noi quello che chiediamo è che si riapra una trattativa, ma perché la trattativa si riapra, innanzitutto deve essere riaperta l'azienda immediatamente, perché altrimenti è chiaro che non ci sono le condizioni minime per poter fare davvero una trattativa seria e credibile.